Buongiorno ragazze, buongiorno a tutte, eccomi qua. Come state? Io tutto bene. Stamattina, oggi è domenica e oggi ho da fare un triliardo di cose. Allora, ieri sono andata a lavorare, era sabato, ieri mattina ho lavorato, ieri pomeriggio invece ho pulito assolutamente casa perché oggi sapevo che comunque avrei dovuto fare il cambio degli armadi. Ragazze, mi sta venendo da piangere soltanto il pensiero, quindi devo assolutamente fare il cambio degli armadi oggi, anche perché ho poi mia cugina che verrà alle 6 stasera per farsi le mani, quindi comunque le unghie, e quindi niente, devo assolutamente fare tutte queste cose prima. Ho già fatto colazione, devo adesso sistemare, devo fare il letto e tra l'altro ho cambiato ho messo il trapuntino piccolino perché faceva un caldo pazzesco. Quindi l'altro ieri ho portato in lavanderia il piumino e basta. Quindi comunque basta, basta piumino, basta. Sta iniziando a fare caldissimo e di conseguenza ho messo la trapuntina leggera. E quindi niente ragazze, io adesso dovrei anche farmi doccia e capelli. Molto probabilmente prima è meglio che faccia il cambio degli armadi, che tra l'altro cioè ne avrò per tutta la giornata praticamente, anche perché comunque ci siamo alzati un po' più tardi rispetto al solito. Mi sono alzata, ci siamo alzati alle 10 stamattina, quindi poi vado a pranzo da mia mamma, che così non vado da mia suocera perché sennò poi ci interrompe il cambio degli armadi, dover andare poi da lei. Quindi alla fine mangiamo un attimino velocemente da mia mamma e poi continuiamo e riprendiamo il lavoro qui perché ne avremo veramente per tutto il pomeriggio. Guardate, sono già stanca. In realtà devo anche farmi la luce pulsata sulle braccia perché comunque aspettate che mi siedo perché sono parecchio stanca oggi. Già, mi alzo già stanca. Comunque, devo anche fare assolutamente la luce pulsata sulle braccia e sulle gambe perché comunque è già passata una settimana e devo fare la seconda seduta, tra virgolette, però comunque la seconda passatina. E quindi devo fare la luce pulsata, doccia, capelli, cambio degli armadi, tra l'altro, per il cambio degli armadi, vi voglio anche far vedere un pacchetto che mi è arrivato. Anzi, due pacchetti che mi sono arrivati. Quindi oggi vedremo anche quello, o domani, vediamo, perché così questo video, semmai lo faccio di 2 giorni, su 2 giorni. Anche perché oggi vi dico, non so quanto possa registrare per via del cambio degli armadi. Quindi oggi farò il cambio degli armadi e niente, vi vorrei praticamente vorrei vendere tantissime cose o comunque le cose che non metto, le cose che l'anno scorso ho messo pochissimo, eccetera. Assolutamente da mettere in vendita, quindi mi raccomando, seguitemi su Vinted, mi trovate come Orsottopotto88. Seguitemi lì perché sicuramente farò dei sacchetti da poter vendere cose su Vinted. Ragazze, sto prendendo tempo, ma è una cosa veramente stra lunga perché ho tantissime tantissime cose. E tra l'altro, ragazze, dovrò anche fare il cambio delle scarpe, quindi mi sta venendo veramente da piangere. Il cambio delle scarpe, semmai lo farò in settimana perché non ce la faccio a farlo oggi. Assolutamente no. Quindi, vabbè, anche perché per i primi giorni della settimana hanno dato brutto tempo, quindi di conseguenza non avrebbe molto senso mettere i sandali, ecco, anche no. Quindi, niente, io ragazza adesso vado a fare tutti questi lavoretti qua. Spero di riuscire a registrare qualcosa oggi, se nel caso non dovessi riuscire a registrare video, eccetera, anche perché durante il cambio degli armadi non registrerò il video, ve lo dico. Se mai ci sentiamo comunque assolutamente dopo, oppure ci sentiamo, non lo so, ci sentiamo dopo, speriamo di riuscire a registrare qualcosina. Vi mando un bacio, a dopo. Thank you.
Ragazze, eccomi. Allora, nel frattempo sono passate 14 ore praticamente perché, aspettate che mi metto, un pochino, ho un mal di schiena che non ve lo sto nemmeno a dire. Nel frattempo sono passate un bel po' di ore perché da stamattina mi sono concentrata poi a fare il cambio degli armadi. Allora, dopo che ho fatto la luce pulsata su braccia e gambe, ho iniziato a fare il cambio degli armadi. Sono andata a mangiare a pranzo da mia mamma e ho continuato nel pomeriggio a fare il cambio degli armadi finché non mi sono fermata perché è venuta mia cugina a farsi le mani, come vi avevo detto. E poi ho cenato perché si era fatto comunque tardi. Ho cenato e ho finito di fare il cambio degli armadi adesso. Cioè, è tardissimo. Sono le 9 passate. Muoio. Ho mal di schiena, non ce la faccio più. Vi volevo far vedere com'è venuto più o meno l'armadio. Non è organizzatissimo, nel senso che però sono riuscita a fare tre sacchettate di roba, tre borsoni di quelle della spesa. E ci sono cose mie, cose di Orazio. Quindi, siccome la maggior parte delle cose comunque è tutto nuovo, quello che ho tenuto, a parte alcune cose che ho buttato via perché erano super super rovinate, quindi non potevano neanche essere. Comunque, cioè non potevo neanche tenerle per darle a queste associazioni perché erano veramente disastrate, ecco. Però ho fatto tre sacchettate di roba e adesso piano piano mi metto a lavare tutto, fare le foto per Vinted e poi ve le carico su Vinted. Veramente ci sono tantissime tantissime cose sia mie che di Orazio, quindi boh, qualcosa ne sarà. Vi volevo far vedere più o meno come è venuto l'armadio. Non è venuto granché, nel senso che ho tante cose e soprattutto organizzate sia nell'armadio che in un'anta dell'armadio con i ripiani, che però quell'anta dell'armadio, maledizione, è tagliata, quindi è angolare, quindi i ripiani non sono nemmeno dritti e mi dà un fastidio tremendo, e poi anche dei cassetti che sono all'interno dell'angoliera, insomma. Però vi faccio vedere più o meno comunque l'armadio com'è e com'è organizzato. Allora, ecco l'armadio, ho tantissime cose e sono molto molto contenta di aver acquistato gli appendini perché veramente, essendo così sottili, occupano pochissimo spazio. All'interno dell'armadio potete mettere veramente l'acqua qualunque. Nel frattempo, vabbè, si è spenta la luce. No, riuscire, ok, la faccio accendere, perfetto. Allora, lì ho messo praticamente tutte le maglie un pochino più eleganti, magliettine di Shein, per la maggior parte delle magliette qua sono di Shein. I body all'inizio, ho tenuto giusto due maglioncini pesanti, pesanti, comunque un pochino più pesantini per le serate, un pochino più freschino, comunque adesso è brutto tempo e vabbè. Comunque lì poi ho messo nel centro tutte le bluse a giro di maniche, manichina corta, tutte le blusette qua in mezzo. Qui ho delle magliette a maniche corte, un pochino più carine, eccetera, e qui ho messo tutte delle giacchine o comunque camicette a maniche lunghe che io vado a mettere poi sopra le t-shirt, eccetera. Lì sotto ho delle scatole, in questa qua tengo i pantaloni di jeans e i pantaloni neri, mentre quella scatolona lì è tutta piena di leggings. Vabbè, comunque lasciamo perdere perché tutte le volte che vado da Primark ne compro 14. Poi abbiamo l'armadio di sopra, la parte di sopra che poi viene giù con un gancio, soltanto che questi vestiti che io ho estivi sono pressoché lunghi, quindi li ho dovuti tutti annodare, vedete? Li ho dovuti tutti annodare su perché se no mi vanno a toccare lì sotto nella mensolina e ci sono cose. Praticamente sulla mensolina da un lato, da questo lato di qua, ho messo delle magliettine, crop top, top, eccetera, e dall'altra parte invece ho messo tutti i miei completi, top, pantaloni, leggings per quanto riguarda il workout, ho i miei completi, eccetera, li ho messi tutti lì. È un po' organizzata la bene meglio quella mensola, però devo trovare un altro sistema, però al momento direi che questa sistemazione mi va più che bene. Avendo praticamente quest'ante, come vi dicevo, quest'anta dell'armadio tagliata, quindi comunque vedete angolare, non ci sta un cacchius. Non, veramente è una sistemazione proprio, proprio alla cazzo di cane, insomma, perché veramente, cioè, delle mensole così non ci sta niente dritto, bisogna mettere tutto storto, va bene, in ogni caso. Lì su in questa mensola ho messo i miei pigiami, pigiami estivi a maniche corte e a giro, comunque con le spalline. Poi qui ho messo le tute, i pantaloncini,
pantaloncini corti, tute lunghe, pantaloncini di jeans, eccetera. Qui sotto di nuovo t-shirt e quant'altro, laggiù ci sono dei pantaloni lunghi. E qui sotto anche, non mi ricordo, ah sì, lì sotto ho messo delle gonne lunghe, i costumi che mi erano arrivati ultimamente dall'azienda Beach Sissi, e poi qui sotto tutto il reparto felpe e maglioncini. Però vi dico, è un'organizzazione che non mi piace perché ci sono queste cavolo di mensole tagliate e non le sopporto, quindi devo trovare un'altra sistemazione. Vabbè, per ora va bene così, nel senso che ho tantissime cose, non so più dove mettermi la roba. Comunque, vabbè, vi volevo far vedere, però aspettate che chiudo, vi volevo far vedere le sacchettate di roba che ho fatto. I sacchetti di Primark, li conoscete tutti, sono enormi e sono tutti pieni, sono tutti e due pieni. Roba estiva e roba invernale, e anche lì roba estiva e roba invernale. Quindi andrò a lavare tutto, sanificare tutto e vi metto poi, vi carico piano piano le foto su Vinted. Quindi mi raccomando, state super sintonizzate. Ok, io direi che adesso me ne vado a nanna perché sono super super cotta. E domani mattina devo assolutamente anche editare il video che uscirà domani, quindi comunque lunedì. Quindi, ragazze, niente, noi ci vediamo domani. Vi mando un bacio. Buongiornissimo ragazze, buongiornissimo. Oggi è lunedì, siamo il giorno dopo. Io ieri sera ero cotta, stravolta, non ce la facevo più. Ci siamo addormentati anche perché veramente è stata una giornata a dir poco infernale, veramente. Comunque, niente, stamattina mi sono svegliata. Ho già editato il video per le 13, quindi comunque il video che uscirà lunedì, che avrete già visto comunque ieri. E niente, mi sono fatta, ho fatto colazione, ho editato il video, ho fatto doccia, ho fatto i capelli e adesso li devo asciugare. Tra l'altro, devo anche registrare un mini video per Instagram, quindi comunque poi vedrete tutto magari su Instagram. Mi raccomando, se non mi seguite, mi trovate come orsottopotto88 su IG. Quindi devo anche registrare un video per loro e tra l'altro oggi vi vorrei far vedere anche delle cosine che mi sono arrivate, che ieri non sono riuscita a farvi vedere, e quindi le andiamo assolutamente a vedere insieme. Però adesso prima mi vado ad asciugare i capelli e poi vi faccio vedere tutto. Sono in postazione perché ovviamente mi sono, vabbè, ho fatto i capelli e sapevate che dovevo farmi asciugarmi i capelli. In ogni caso oggi, per concludere il vlog, anche perché tra un po' devo anche andare al lavoro, tra l'altro, e fa un caldo torrido, sta iniziando a piovere, non lo so, boh. Speriamo che smetta perché questo tempaccio non lo sopporto, è umido e quando c'è umido io non lo sopporto. Comunque, in ogni caso, il mio umore cambia quando c'è il brutto tempo. Vi volevo far vedere due prodotti che mi sono arrivati, quindi facciamo un po' un unboxing di due prodotti. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere, e ne vado veramente fiera perché lo adoro. Allora, mi ha contattato un'azienda di scarpe. Per la gioia dell'Ale, lo sapete quanto io ami le scarpe, quanto io ami veramente, io ne compro un sacco di paia. Questa azienda si chiama Vocosi e mi ha chiesto, mi ha fatto scegliere un paio di scarpe dal loro sito e ne sono rimasta veramente contenta perché sono arrivate, sono molto belle. Adesso ve le faccio vedere insieme. Se vi interessasse comunque andare a curiosare sul sito e acquistare le loro scarpe, se vi piacciono, mi raccomando, l'azienda mi ha lasciato un codice sconto per voi del 10% con il codice Alessandra. Quindi eventualmente potete andare a dare un'occhiata a un sacco di belle scarpe con tacchi alti, eccetera. Infatti, io ho scelto un paio di scarpe con il tacco. Allora, sono arrivate in questa scatola rossa, tutte fasciate, devo dirvi la verità, molto molto bene. Allora, vi faccio vedere, questa è l'apertura. Le scarpe sono fasciate addirittura nelle dust bag, una e l'altra. Oh, che bello, ma mi hanno. Ma scusatemi, Allora, intanto ci sono i tacchi di ricambio e anche delle borchie di ricambio, eventualmente. Fantastico. E poi mi hanno fatto anche un regalino, c'è dentro un braccialettino. Comunque, allora, ho scelto queste scarpe qua, mi piacevano tantissimo, molto primaverile. La scarpa in questione è questa qui. In ogni caso, questa qui è la scarpa chiusa davanti in bianco e con le rifiniture in
nude. Sì, è una scarpa nude, è bellissima con il retro aperto, quindi comunque sembra quasi un sabot, insomma, con i ganci in caviglia. Mi piace veramente tantissimo con tutte queste borchiette in dorato, è veramente molto bella e al piede è veramente molto comoda. Eccola qua, destra e sinistra, bellissime, le trovo veramente veramente belle, mi piacciono tantissimo. Ve le faccio vedere indossate perché veramente è una scarpa che merita, è veramente molto elegante. E tra l'altro io cercavo una scarpa tipo un décolleté bianco e l'ho presa, così va benissimo, così mi piace tantissimo con la cosa che è aperta, quindi comunque la cosa che preferisco magari è avere il piede un pochino più abbronzato, però in ogni caso sta bene lo stesso. Allora ragazze, altra cosa che mi è arrivata da qualche giorno e ancora non l'ho provata e non l'ho testata, però adesso andremo a vederla insieme. Mi ha contattato di nuovo Muchen. Sapete che con Muchen ho lavorato per parecchio tempo. Mi avevano inviato già 2 aspirapolveri senza fili. Mi avevano inviato anche il portasapone, cioè il portasapone mousse, poi mi avevano inviato anche gli spazzolini. Mi hanno contattato perché è uscita una nuova scopa che adesso vi faccio vedere, è questa qui, eccola qui, del brand Red K. Questa qui è la Red K F10 ed è una scopa senza fili come tutte le altre, ma questa qua a differenza delle altre è pieghevole, quindi questa cosa qua mi piace veramente un sacco. Adesso tra l'altro la trovate in promozione, adesso vi faccio poi facciamo un piccolo spacchettamento, vi faccio vedere gli accessori che contengono, che contiene la scopa. Se vi fa piacere potete acquistarla, tra l'altro in super promozione, la potete acquistare su eBay, io qui sotto in info box vi lascio il link al sito, quindi la pagherete il prezzo finale di 161,99€, ma se acquistate questa scopa nel periodo in promozione, quindi dall'8 che è oggi, da oggi fino al 15 di giugno, per ogni ordine riceverete in omaggio gli autoparlanti Bluetooth Xiaomi. Meglio di così non si può. E tra l'altro la cosa positiva è che questa scopa ha un periodo di restituzione di 30 giorni, quindi fantastico. Io qui sotto in info box comunque vi lascio tutti quanti i link e adesso questa la andiamo a vedere insieme, la apriamo. Allora apriamo e vediamo com'è. Allora io la svuoto qui così. Allora, tutto imballato molto molto bene, vedo, perché ci sono tutte le pezzettini di cartone. Va bene, pezzettino di cartone lo buttiamo, adesso poi vediamo tutto nei particolari. Tra l'altro la cosa bellissima è che si può smontare anche il filtro e lavare sotto l'acqua. Allora, abbiamo un sacco di accessori. Allora, apriamo questo. Intanto questo qui è il nostro porta scopa praticamente, quindi questo è il nostro supporto per tenere la scopa attaccata e ancorata al muro. Poi abbiamo il nostro caricabatterie, questa. Poi abbiamo la nostra batteria, perché questa qui la andate a praticamente caricare a parte, quindi questa è la nostra batteria intercambiabile eventualmente. Poi abbiamo il filtro, che è questo qua, eccolo qua. Poi abbiamo come accessorio questo qua, che c'è in tutte le scope, è quello di precisione praticamente, che potete anche allungare, guardate un po', per arrivare nei punti più critici, eccolo. Poi abbiamo
questo pezzettino qua, questo accessorio, che anche questo potete andare ad aprire e chiudere, quindi utilizzare sia con la spazzola sia, scusate, che bisogna anche capire, ok, sia come aspiratore normale. Ok, o così o così. Ok. Poi abbiamo ovviamente la nostra scopa, bellissima, tra l'altro ha un design pazzesco, guardate che bella. Si può piegare anche fino a terra praticamente, guardate un po'. Queste sono le nostre spazzole, è il sotto. Poi abbiamo il nostro tubo flessibile, che è questo. Eccolo, guardate quanto si flette praticamente. Bellissimo, potete decidere di tenerlo sia chiuso, ok, rigido, sia metterlo così, ok. E poi abbiamo ovviamente il nostro macchinario, che è questo. Eccolo. Eccolo qua, che ovviamente adesso non funziona molto bello il design, tra l'altro è molto leggero, poi magari con la batteria un po' meno, però comunque è veramente bellissimo. Volevo mettere la batteria adesso e vedere, tra l'altro ha il display qui su, un display qui sopra, adesso la vediamo semmai insieme i gradi di aspirazione, vado a inserire la batteria. Eccolo qua. Gira abbastanza, vi dirò. Poi si può mettere anche più alto, guardate quanti gradi di aspirazione, ok, prima che mi porti via una mano. Comunque aspira molto bene. Ok. Avete tutti i gradi di aspirazione qui. Magari se diminuiamo un po'. Ok. Ok. Quindi questa è la scopa, mi piace tantissimo e quindi questa è quanto, è veramente bellissima perché aspira veramente un sacco, sono molto contenta. Quindi qui ovviamente vabbè c'è anche il librettino di istruzioni eccetera, ma è veramente molto molto interessante il fatto che si vada a piegare e ad essere flessibile così tanto, quindi veramente veramente pazzesco, un prodotto veramente stupendo, mi piace tantissimo, quindi ringrazio tantissimo Mushen per avermi dato questa fantastica opportunità di nuovo di provare i loro fantastici prodotti che hanno sempre in super promozione, quindi mi raccomando approfittate della promozione ragazze, qui sotto in info box vi lascio tutti quanti i link e gli sconti. Quindi niente ragazze, spero che il video vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia, io adesso devo volare a prepararmi e al lavoro, devo volare veramente perché se poi inizia a piovere forte eccetera io non ne ho voglia, quindi meglio partire prima. In ogni caso noi ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando continuate a seguirmi su tutti i social, ci vediamo in un prossimo video, vi mando tanti super mega bacioni e ci vediamo alla prossima, ciao.